caloroso saluto a tutti i telespettatori da Buenos Aires, capitale dell'Argentina. Siamo al Monumental, lo stadio di casa del River Plate. La Svezia, il Senegal. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Tutti in piedi, godiamoci gli inni nazionali. E adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco le formazioni delle due squadre. Si comincia. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io punto sul predominio fisico di Mané, un'ala estremamente prolifica che sfrutta la sua velocità per superare il diretto marcatore. Sarà fondamentale il suo apporto negli ultimi 30 metri oggi. Buon giocatore, non c'è dubbio. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Chance. E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ekdal, c'è la palla lunga in avanti. Bengtsson. Va via di forza. Attenzione al tiro. Grande parata dell'estremo difensore. E qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Buon intervento difensivo. Respinta della difesa. Bengtsson. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Bella palla, deve approfittarne. La conclusione. C'è il dai e vai. Crossa il pallone a centro area. Ci prova il volo. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità.
Attaccano con una grande determinazione. Poi si perdono un po' negli ultimi metri. È già il terzo tiro che sbagliano. Ekdal con il lancio in avanti. Prova un traversone dalla tre quarti. Sulla destra. Prosegue nella sua corsa. Si libera alla grande. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. La mette in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Lustig. Occasione da rete. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Palla a Koulibaly. Bella palla ad allargare il gioco. La mette sulla sinistra. La mette dentro. Va di testa! Buon cross, peccato per la conclusione. Ha messo in mezzo un cross fantastico. Peccato che il compagno non l'abbia sfruttato meglio. C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova a verticalizzare. Lustig riconquista la palla. Effettua un cross dalla tre quarti. Passaggio sulla destra. E passa. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Keita. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. La palla entra in aria. Keita la gioca all'indietro. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. 0-0 per ora, ma devo dire che da quanto si è visto finora la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ancora 0-0 il risultato e anche le occasioni da gol sono state in equilibrio. C'è fallo. Lancio lungo del portiere. Lungo passaggio in avanti. C'è spazio, occhio! Allontana la palla. Bengtsson. Passaggio in avanti. Ekdal. Cercherà di raggiungere con questo corner. C'è il colpo di testa! Keita. Kouyaté. Bella apertura. Keita va a raccogliere il passaggio.
Abdal. Prova a saltare il centrocampo. Fallo, calcio di punizione. Ekdal. Bella palla ad allargare il gioco. E il portiere la fa sua. Bengtsson. Ekdal. Lustig. Può colpire. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. L'avversario non ha fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Prova a metterla subito in aria. Lustig. La butta in mezzo. Si sta giocando da mezz'ora. Ci mette il piede e con questo il pallone. Koulibaly riceve palla. Prova il traversone. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Prova il filtrante. Kouyaté effettua un traversone dalla tre quarti. Cerca l'uomo là davanti. Bengtsson. Pallone dentro. Si allunga e trova la palla. Bella serie di passaggi. Passaggio in avanti. Occhio, può andare. Palla larga in profondità. Sulla fascia, è libero. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. C'è il tiro. Ci arriva di nuovo. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Sceglie il lancio lungo. Sulla destra. Continua ad avanzare verso l'area. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Riceve in ottima posizione. Allontana il pallone. Attenzione! Può provare! Tegel duro ma efficace! Palla in profondità sulla fascia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Bengtsson. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. La mette in mezzo. Allontana.
chance per tirare. Allontana il pericolo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla a Koulibaly. Palla giocata alta sulla fascia. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Occasione, se ne va. Pallone basso in area. Vuole la profondità. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Prova a saltare il centrocampo. Il primo tempo finisce qui. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto, possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Il secondo tempo è cominciato. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. C'è spazio per calciare. Prova il tiro. Nulla da fare per il portiere. Un gol bellissimo. Che gol fantastico. È arrivato il gol del vantaggio. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Svezia segna il gol che sblocca la gara. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Koulibaly riceve palla. Intervento. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Non è finita. Niang! Tiro davvero da dimenticare. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Ekdal. Palla a Koulibaly. Kouyaté. C'è la palla lunga in avanti. E passa. Riceve un pallone interessante. Si libera la grande. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Palla al centro. Devia di testa. Gol, gol! Rete importantissima. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Bello il cross, ottima conclusione. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Zero dunque.
Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Bella rete di passaggi. Ottima discesa sulla destra. C'è il cross. Prova a fare tutto da solo. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Uiati. Palla in avanti, verso il compagno. Niente da fare, non passa. Prova il traversone. Tocco morbido. Ottimo pallone in profondità. La mette sulla fascia. Prova a verticalizzare. Pallone morbido verso la fascia. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Gioca una palla lunga. Lustig. Ekdal. Se ne va. Ottima progressione, palla al piede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Keita con il lancio in avanti. Bella apertura. Va al tiro. Interviene tempestivamente. Keita. Prova a tirare. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Lustig. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Riceve il passaggio, si avvicina alla porta, può calciare a rete, ha la possibilità di andare verso la porta. Keita cerca di pescare il compagno là davanti, il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Niang non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Passaggio sulla destra. Cross in arrivo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Appoggia il pallone largo con eleganza. Keita!
molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Ekdal cerca la profondità. Lustig. Possesso palla prolungato che non ha dato alcun frutto in questa occasione. Prova la giocata nello spazio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ecco un altro cross. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Provano a partire in velocità. Trova il compagno in buona posizione. Attenti al tiro. E arriva il gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Zero dunque. Niang. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. La mette sulla sinistra. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ottimo disimpegno, la spazza via. Lustig. Ha bisogno di aiuto, lo stanno marcando strettissimo. Questo è il classico giocatore a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. E marcarlo a uomo è uno dei modi per farlo. Occhio al tiro, poteva essere il poker, il quarto gol. L'azione di contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Effettua un cross dalla tre quarti. La mette sulla sinistra. Tocco preciso. Occasione da rete. E solo il grande intervento del portiere evita il gol. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Pericolo sventato almeno per ora. Ottimo passaggio, deve tirare. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. E trova bene il compagno. È riuscito a passare. Grande parata che evita il gol. E poteva segnare anche stavolta. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Keita. Bella palla, ad allargare il gioco. Cerca il compagno in area. Conclusione. Il portiere dice di no. Scodella il cross, colpisce al volo. Azione discreta nel complesso,
però ci sono dei problemi in fase di finalizzazione. Ekdal. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Koulibaly riceve palla. E trova il compagno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. C'è la palla lunga, in avanti. Bell'intervento difensivo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Occhio che prova da fuori. Lungo passaggio in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La mette sulla sinistra. Niang. Prova il filtrante. Ecco Keita. Pallone basso in aria. Niang. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla.